Salve a tutti, sono Alessandra De Robertis, il direttore della Fondazione Sinapsi, e stamattina qui al comune di Cava dei Tirreni insomma, abbiamo l'occasione di presentare un'iniziativa all'interno delle attività della Fondazione, che è un'iniziativa seminariale, un convegno dal titolo Arte e Disabilità, che ha in qualche modo la doppia valenza di comunicare quello che la Fondazione fa, insomma, di narrare un po' le attività della Fondazione, che è sempre difficile, come dire, passare all'esterno, poi fare una sintesi di quello che sono le attività che quotidianamente facciamo, privilegiando un segmento in particolare, che è quello dell'arte, che è stato, insomma, di cui ci siamo occupati molto quest'anno, agganciandolo anche al tema dell'accessibilità, e allo stesso tempo creando una sorta di laboratorio di pensiero dove far confluire esperienze nazionali, del territorio e anche internazionali, di persone che hanno in qualche modo fatto dell'arte l'attività, la propria attività professionale o la propria ragione di vita. Questa iniziativa è stata promossa alla Fondazione Sinapsi in collaborazione con il Rotary, e di cui il presidente, il dottor Attilio Sofia, è tuttora un rappresentante molto attivo in questo ambito. Questo, insomma, in linea di massima quello che è il racconto dell'iniziativa. E si terrà venerdì presso l'Holiday Inn di Cava, e per cui insomma dalle 9 di mattina, e nel pomeriggio ci sarà poi la proiezione di un film che riguarda proprio che si chiama L'albero indiano, e che in qualche modo racconta un'esperienza di disabilità, ma non solo, e che insomma, la rappresentazione di come si possono fare delle cose, di esperienze che riguardano il nostro mondo più di quanto noi immaginiamo. Buongiorno, sono Attilio Sofia, presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Sinapsi, che si trova a Cava dei Tirreni. La Fondazione si interessa di bambini con disabilità plurime, soprattutto non vedenti, e noi organizziamo ogni anno un convegno per dare grande visibilità alla Fondazione, e poi anche perché con questi convegni vogliamo parlare di disabilità. Quest'anno il tema del convegno sarà arte e disabilità, e abbiamo dei relatori molto importanti. C'è un scultore non vedente, Felice Tagliaferri, poi abbiamo la direttrice del Museo Tattile di Bologna, Loretta Secchi, e ci sarà anche una compagnia teatrale di disabili. Insomma, un programma molto, molto articolato, che senz'altro evidenzierà come anche i disabili possono convivere con l'arte. Questo è soprattutto il tema, arte e disabilità. Penso che senz'altro sarà un successo, come gli altri convegni degli altri 2 anni che abbiamo trattato, soprattutto anche quello dell'anno scorso, che era il cinema incontro alla disabilità, e il primo convegno invece, che ha evidenziato tutti i vari enti che trattano di disabilità qui a Cava dei Tirreni. E questo è tutto. Il prossimo 15 maggio alle ore 9 ci sarà questo convegno organizzato dalla Fondazione Sinapsi su disabilità e arte, un connubio importante, perché spesso chi vive un disagio e una diversa abilità ha anche una sensibilità più spiccata, che bene si esprime attraverso le arti. La Fondazione Sinapsi è una grande risorsa del nostro territorio, magari non troppo conosciuta a Cava perché opera su un ambito territoriale ben più vasto, ma che onora Cava dei Tirreni per la sua presenza. E con la Fondazione Sinapsi diversi sono i punti di incontro e di collaborazione, così come con il Rotary Club, che è coorganizzatore di questa manifestazione che si terrà all'Holiday Inn il prossimo 15 maggio.